Buongiorno signora Petri, sono un ospite della casa circondariale di Arezzo. Qualche giorno fa ci hanno detto che lei avrebbe donato al carcere e anche a noi ospiti due macchine importantissime per le emergenze cardiache. Inizia così una lettera che un detenuto del carcere di Arezzo ha letto di fronte alla vedova di Emanuele Petri, sovrintendente della Polfer, ucciso 20 anni fa dalle nuove BR, in occasione del dono di un defibrillatore alla casa circondariale aretina. Il suo dono diventa un ponte tra due mondi che sono contrapposti. Queste sono state le parole del direttore del carcere. Certo, assolutamente sì, anche perché nel mio cuore non c'è mai stato odio per nessuno. E quindi questa era una cosa che io tenevo da tanto tempo nel mio cuore, di poter fare qualcosa per qualcuno, soprattutto per gli ospiti di questo istituto o di qualche altro istituto. Poi è venuta l'idea di poter portare un defibrillatore, quindi per me è stato un sogno che si realizzava, perché all'indomani dell'uccisione di Emanuele io ho avuto tanti attestati di solidarietà da tante persone, da tanti cittadini, da tutta Italia, e ho ricevuto anche tanti biglietti dagli ospiti delle carceri d'Italia. E quindi mi sentivo proprio di dover far qualcosa proprio per me stessa, per la serenità del mio essere. Il cuore di Emanuele, c'è scritto nella targa accanto al defibrillatore, continua a battere nei nostri cuori. Secondo me è un segno straordinario, perché pensare che il carcere con i suoi detenuti si incontri con un dono della vedova di un sovrintendente della Polizia di Stato è un segno di speranza, è un segno veramente rivoluzionario, e che specie in questo periodo di difficoltà, di guerre, è un segno veramente che unisce. L'occasione è stata la messa per i detenuti officiata dal vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca, cerimonia a cui hanno voluto assistere anche i detenuti di religione musulmana. Guardando ai luoghi di vita di Gesù, certamente il carcere è stato un luogo dove Gesù ha vissuto la sua esperienza, dove davvero è stato. Accanto al defibrillatore anche un elettrocardiografo donato dal Centro Chirurgico Toscano e da Sapra. È un'idea e un contributo concreto della famiglia, della signora Petri, della moglie di Emanuele Petri, che purtroppo, che era quando avevo 10 anni, era un mio amico, abitava accanto a casa mia, e l'ho ritrovato nelle cronache di 20 anni fa, ucciso dalle Brigate Rosse. E quindi questa piccolezza di aver contribuito a fare ad avere un pensiero mi è sembrata una cosa doverosa. Tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria aretina stanno effettuando il corso per l'utilizzo del defibrillatore e successivamente lo faranno anche i detenuti. Assolutamente, tutto il personale di Polizia Penitenziaria sta facendo il corso di formazione per usare il defibrillatore, e tra poche settimane, dopo Pasqua, verrà fatto il corso anche per gli stessi detenuti. Quindi diventerà una comunità proprio cardioprotetta e che può salvare delle vite. Addirittura ci hanno spiegato gli operatori che fanno il corso che anche nella strada accanto, nella pertinenza diciamo del carcere, se ci fosse un bisogno noi potremmo intervenire e aiutare chi ha bisogno di soccorso.